Buongiorno ai ragazzi di Quinta F. Per voi, oltre alle altre lezioni che troverete di seguito, c'è anche questa piccola introduzione al tema dell'oltreuomo che abbiamo solo accennato nella nostra ultima lezione. Allora, dicevamo al termine della lezione dello scorso sabato che l'oltreuomo rappresenta il punto d'arrivo della filosofia di Nietzsche, l'atteggiamento esistenziale che secondo Nietzsche risolve la questione della contemporaneità, la decadenza, la malattia della contemporaneità, perché è l'uomo che libero ormai da quei preconcetti, da quei giudizi, da quei valori che la tradizione ha portato, quindi l'uomo che è, per così dire, uscito dalla morte di Dio, e che riesce a vivere come opportunità e non invece come ostacolo alla propria esistenza il fatto di essere libero da questi vincoli, da queste tradizioni. Ora, il discorso sul superuomo viene trattato da Nietzsche soprattutto nel testo Così parlò Zarathustra, che è un testo molto particolare perché, come abbiamo già accennato, è un testo per certi versi che ha un andamento narrativo, parla di questo profeta Zarathustra che dopo un ritiro tra le montagne torna tra la gente a predicare ciò che ha scoperto, ma oltre a questo è anche un testo che, pur mantiene una carica metaforica, immaginifica, che è caratteristica di tutta la riflessione di Nietzsche, e che poi anche stilisticamente è costruito quasi scimmiottando quello che è lo stile evangelico, i versetti, le frasi molto brevi, l'andamento delle parabole. Zarathustra di fatto nei suoi discorsi racconta molto spesso visioni, racconta per immagini i propri concetti. Ora, il Vangelo di Zarathustra è essenzialmente l'oltreuomo, l'annuncio appunto dell'oltreuomo. Ecco, il Così parlò Zarathustra si apre con un discorso di Zarathustra che è intitolato Delle tre metamorfosi. Ora, il tema del cambiamento, della trasformazione è molto presente in tutta la riflessione nicciana, in particolare in questa parte che è dedicata proprio a un atteggiamento di cambiamento che l'uomo deve assumere. L'oltreuomo non è appunto un essere superiore in quanto dotato di facoltà che altri non hanno, ma è un essere superiore in quanto riesce ad andare oltre quei concetti, quei valori, la loro distruzione, e a costruire un proprio mondo. Letteralmente ha un atteggiamento dell'oltreuomo che è cosmopoietico, ovvero di creazione di un ordine, di un orizzonte di interpretazione della realtà. Questo cambiamento è descritto in particolare, proprio nelle sue fasi, nel discorso delle tre metamorfosi che apre lo Zarathustra. Lo avete sulla vostra antologia che vi ho fotocopiato, è il testo numero 9. Lo leggiamo e lo commentiamo, cominciando a capire un po' chi è l'oltreuomo e soprattutto da dove arriva. Di fatto il passaggio è quello dall'ultimo uomo, dall'uomo contemporaneo che vive in un contesto nichilistico, ma è un uomo contemporaneo, quello su cui si parla ancora avvinghiato ma anche convintamente ai propri valori, per poi arrivare invece allo spirito libero e infine all'oltreuomo. Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito, come lo spirito diventa cammello e il cammello leone e infine leone fanciullo. Queste sono le tre immagini con cui Nietzsche descrive questi passaggi, appunto il cammello, il leone e il fanciullo. Molte cose pesanti vi sono per lo spirito forte e paziente nel quale abita la venerazione. La sua forza anela verso le cose pesanti, più difficili a portare. Che cosa è gravoso? Domanda lo spirito paziente, spiega e piega le ginocchia come il cammello e vuole essere ben caricato. Allora, l'uomo contemporaneo appare a Nietzsche come appesantito, piegato sotto il peso della tradizione, esattamente come il cammello è provato, gravato dal carico. Appunto, il cammello è un animale da soma, ma è anche un animale molto umile, molto docile e che vive abituato a un ambiente ostile, appunto l'ambiente del deserto. Il deserto rappresenta sempre in Nietzsche l'ambiente arido, desertico, rappresenta sempre un po' il luogo del nichilismo, il luogo del vuoto,
del nichilismo inteso in senso passivo, inteso come assenza di valori, anche di vita. Il cammello si muove in questa prospettiva, ma si muove ancora come chi ci crede in quei valori, in quei concetti. E è gravato da questi concetti, che sono concetti e valori soprattutto di pesantezza, di sacrificio, come abbiamo detto parlando anche di quello che Nietzsche afferma nella genealogia della morale, sono valori estremamente rinunciatari. Difatti tutte le affermazioni che Nietzsche fa poi nel prosieguo del testo, in questa prima parte, fanno riferimento proprio al fatto che l'uomo occidentale è abituato a vedere quasi con negatività l'ambizione, l'orgoglio, e invece a potenziare al massimo l'umiltà, l'abnegazione, il sacrificio. Tutti i valori a cui si fa riferimento più avanti sono sempre qualcosa di molto pesante da sopportare. Perché, ad esempio, amare quelli che ci disprezzano, tipico valore cristiano, oppure essere ammalato e mandare a casa coloro che vogliono consolarti, quindi sopportare la sofferenza senza aggravare gli altri, nutrirsi delle ghiande, dell'erba, della conoscenza e a causa della verità soffrire la fame dell'anima, quindi accettare ogni forma di sofferenza e di sacrificio. La conclusione è questa: tutte queste cose, le più gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé. E come il cammello che corre in fretta nel deserto sotto il suo carico, così corre anche lui nel suo deserto. Ora, quest'uomo, questo ultimo uomo, però a un certo punto subisce appunto una metamorfosi, un cambiamento, che è quella della trasformazione nel leone. Il leone è un animale per molti versi opposto rispetto al cammello. Il cammello è un animale docile, umile, che si sacrifica, che resiste. Il leone invece è un animale aggressivo, un animale da preda, è il re, il signore della savana. Anche egli ha un ambiente difficile con cui ha a che fare, perché appunto la savana è comunque un ambiente arido, un ambiente difficile, un ambiente anche di lotta continua per la vita, ma è il signore di questo ambiente. Ecco, chi è il leone? Il leone è fondamentalmente lo spirito libero, è l'uomo che emerge dalla filosofia del mattino, capace di sopportare e portare avanti la distruzione della tradizione, dei valori e dei concetti. E difatti il leone, anche in questo racconto di Nietzsche, lotta contro qualcuno, contro un nemico che è il drago, che rappresenta, diciamo, il cattivo come in ogni favola, ma che rappresenta anche qualcosa di affascinante. È il drago che porta su di sé tutti i valori più nobili e più lucenti. Tant'è vero che, dice Nietzsche, ma anche là dove il deserto è più solitario avviene la seconda metamorfosi. Qui lo spirito diventa leone, vuole come preda la sua libertà e essere signore nel proprio deserto. Qui cerca il suo ultimo signore, il nemico di lui e del suo ultimo dio vuole egli diventare. Con il grande drago vuole egli combattere per la vittoria. Vedete, il drago rappresenta il nemico, ma il nemico chi è? Chi è il grande drago che lo spirito non vuol più chiamare signore o dio? Tu devi, si chiama il grande drago. Ma lo spirito del leone dice: io voglio. Tu devi, gli sbarra il cammino, un rettile dalle squame scintillanti come l'oro, su ogni squama splende a lettere d'oro. Tu devi. Appunto, i valori millenari rilucono su queste squame, e così parla il più possente dei draghi. Tutti i valori delle cose risplendono su di me, tutti i valori sono già stati creati, e io sono ogni valore creato. In verità, non ha da essere alcun più, io voglio. Allora, tu devi rappresenta l'obbligo morale, ma anche conoscitivo, a cui l'uomo è continuamente sottoposto, ed è qualcosa di potente, di forte, di lucente, di nobile apparentemente. Questo drago presuntuosamente afferma che tutti i valori sono già stati creati e sono lì dentro di lui, su di lui, e quindi non c'è più spazio per un io voglio alternativo a quel tu devi. Ma il leone invece non accetta questo e invece afferma il proprio volere contrastando il drago, e difatti il drago viene ucciso dal leone. Fratelli, perché il leone è necessario allo spirito? Perché non basta la bestia da soma che a tutto rinuncia ed è piena di venerazione? Creare valori nuovi, di ciò il leone non è ancora capace, ma crearsi la libertà per una nuova creazione, di questo è capace la potenza del leone. Ecco, il leone è capace di distruggere quei valori, è capace di smontarli, di vedere la vera origine, di fare quell'operazione disumanizzante che abbiamo visto nella filosofia del mattino. Ecco, il leone però è anche incapace di fare qualcosa contemporaneamente, non è ancora capace di creare valori nuovi, ed è per questo che il leone non rappresenta ancora compiutamente l'oltreuomo, ma è semplicemente questa fase di mezzo del Freigeist, dello spirito libero.
crearsi una libertà è un no sacro anche verso il dovere, per questo è necessario il leone. Il leone appunto aggredisce la propria preda, che in questo caso è il drago, la distrugge, crea uno spazio libero laddove non c'era questo spazio libero perché era occupato dalla tradizione. Di conseguenza, si apre, di fronte all'uomo effettivamente uno spazio vuoto, uno spazio che per certi versi è desertico, lo spazio del nulla, dei valori, che però il leone, prende attivamente come un compito quello di creare questo spazio libero. E difatti, il leone non è un personaggio semplice, perché in realtà ha rinunciato, una volta amava quei valori, ora sente con forza di dovervi rinunciare. Tuttavia, come dicevo, non è ancora l'oltreuomo, perché l'oltreuomo è rappresentato dalla figura del fanciullo. Il fanciullo è quella figura che già Nietzsche aveva richiamato nei primi periodi della sua riflessione, in riferimento soprattutto all'immagine dell'artista, capace di giocare con il mondo a differenza dello scienziato. Qui non c'è più questo riferimento all'artista, ma c'è il riferimento al fanciullo come il nuovo inizio. L'oltreuomo è un nuovo inizio ed è capace, a differenza del leone, di creazione. Quindi quello spazio libero non se lo tiene semplicemente vuoto, ma sa riempirlo, del proprio gioco, sa riempirlo del proprio significato. Quando un bambino gioca, di fatto crea mondi, ed è capace di vedere nelle cose significati che l'adulto non è in grado di vedere. Ecco, l'oltreuomo è capace di riattivare questa capacità immaginifica che è propria dell'intelletto umano, è capace di vedere prospettive nuove laddove altri non le vedono. E difatti, è questo che scrive Nietzsche: sì, per il gioco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire sì. Ora lo spirito vuole la sua volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo. In precedenza aveva detto: innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un gioco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire sì. Vedete, il fanciullo rappresenta da un lato l'inizio, perché il fanciullo è il bambino che dà inizio alla vita, ma questo inizio significa, fuori di metafora, che l'oltreuomo è capace di dare una nuova visione del mondo, senza però rimanerne ingabbiato, perché esattamente come nel gioco, pur giocando seriamente, tuttavia il bambino non è frenato nella sua fantasia dal gioco, ma sa di poter uscire da quel gioco e di crearne e crearne un altro. Così è l'oltreuomo, che appunto crea valori, crea significati, ma al contempo sa di non dover far conto su questi valori e significati in maniera stabile e definitiva. Ed è anche un'affermazione però di sé, una volontà che le cose siano così. L'oltreuomo non desidererebbe che fossero altrimenti, perché solo in questo modo, cioè solo potendo dar senso lui al suo mondo, trova la propria ragion d'essere. E appunto, in questo senso il fanciullo rappresenta un superamento dello spirito libero e l'approdo all'oltreuomo.